Sono Cordella Luigi, sono segretario della sezione di Pantigliacche, nonché consigliere in minoranza, l'unico direi in opposizione. Siamo qui con anche il nostro amico Davide Boni, che ci dà sempre supporto per un'iniziativa questa, Due Gazebi, per tagliare l'alleanza con il PDL a livello locale, perché c'erano dei punti in comune 2 anni fa quando ci siamo presentati con il candidato sindaco del PDL, adesso non ci sono più, abbiamo grossi problemi a livello locale, non riusciamo a parlare col PDL perché non è sempre assente, non è mai presente in mezzo alla gente, non raccoglie le tematiche e i problemi di Pantigliacche. Noi abbiamo sollevato tanti problemi, come le spese telefoniche che sono alte, 60.000 euro all'anno di telefono l'anno scorso. In consiglio comunale noi il PDL più che altro ha un comportamento un po' ambiguo, una volta vota con noi compatto, si astiene, l'altra volta vota contrario, quindi questi atteggiamenti così non lineari, abbiamo deciso come sezione di Pantigliacche di andare da soli, non ci vincola più nessuna alleanza, faremo come stiamo già facendo propaganda politica e sul territorio siamo sempre presenti. E questo è il primo gazebo che facciamo dopo la fine dell'alleanza col PDL. Questo qui sono scelte del segretario di sezione, il nostro consigliere comunale hanno fatto a Pantigliacche, evidentemente la situazione è molto più pesante che rispetto a quello che riguarda la regione Lombardia. Facciamo il conto però che anche noi in regione Lombardia, al di là dell'essere gli alleati fedeli, è naturale che il compito della Lega Nord è quello di marcare la propria identità. Quando le idee sono convergenti anche in regione Lombardia noi prendiamo posizioni che sono simili a quelle del PDL, ma rispetto ad altre situazioni anche col presidente Formigoni, il presidente della giunta, il gruppo e la Lega Nord prende posizione assolutamente diversa, soprattutto in questo momento particolare dove il paese è attanagliato da una grande crisi internazionale che ormai è strutturale, ma il punto di differenza fra noi e anche gli alleati vengono marcati in maniera molto forte. Una regione come Lombardia, che è il principale motore di traino economico, ha bisogno naturalmente di spazi e di finanziamenti diversi. Oggi noi paghiamo, pur capendo l'intervento del governo nazionale, un sistema che è da 60 anni che funziona, tutti ci nascondiamo. Rispetto a questa cosa abbiamo preso delle posizioni molto rigide, soprattutto su quello che è la difesa delle pensioni del nostro territorio, anche perché le pensioni di anzianità per lavoro per 2/3 sono al nord, mentre le pensioni di invalidità sono per 2/3 al sud. Evidentemente fin quando il sistema funziona si può trascinare tutti, quando l'economia inizia a marcare il passo evidentemente noi dobbiamo pensare alla nostra gente. Ebbene ha fatto Pantigliacche a lanciare questo tipo di messaggio, perché fare politica per i propri cittadini non è giocare a bocce. Fare la politica per i propri cittadini vuol dire essere insieme ai propri cittadini e assumere posizioni che siano coerenti col proprio credo politico, ma soprattutto per andare incontro ai bisogni di chi vive sul territorio. Ecco, questa differenza fra alleati non può creare qualche problema anche a livello nazionale col governo? No, perché noi abbiamo un leader che si chiama Umberto Bossi, è lui che decide se decide dal movimento. Poi è naturale che noi siamo al governo per un patto elettorale che è la riforma dello Stato, tutto il resto passa in secondo piano, prioritario è questo. Anche per questo, come dicevo prima, noi abbiamo sopportato e stiamo sopportando una manovra che con i tagli lineari colpisce i nostri enti locali, colpisce le nostre istituzioni, ma ci rendiamo conto che questa manovra o va fatta o va giù tutto il paese. È naturale che qualcuno potrebbe pensare che se il paese va giù è la Padania che poi è il nostro obiettivo finale, quello che risale, però
fino alla fine il segretario federale Umberto Bossi, il nostro gruppo di ministri, ha un senso dell'istituzione molto forte. Noi ci proviamo, se però la gente e gli altri partiti non capiscono, va da sé che i nostri cittadini non possiamo tenerli imbrigliati. A che punto è il federalismo? Il federalismo entra in vigore nel 2013, entra in vigore sempre troppo tardi rispetto alle aspettative che abbiamo, ma questo purtroppo è dovuto al fatto che a causa del suo mal piaga se stesso. Le forze politiche e la politica in un gioco democratico contano i numeri, per cui ognuno si deve assumere la propria responsabilità. Ecco, per quanto riguarda Pantigliate, questa vostra decisione quale possibilità di futuro politico può avere? È naturale che quando una segreteria, constatato il fatto che gli alleati non lavorano nemmeno in minoranza, che è il passaggio tra virgolette più facile per chi fa amministrazione, vuol dire che non puoi stabilire i punti per un'alleanza quando andrai in maggioranza. Voi provate a pensare se il mio consigliere comunale e il segretario di sezione fosse un assessore, avesse magari un sindaco alleato e non troviamo gli accordi sui programmi che facciamo perché qualcuno pensa che la politica sia una cosa diversa, anche l'amministrare. Avremo un problema serio, ma non per noi, perché la politica e la nostra formazione non ha questo tipo di problemi. I problemi li avrebbero i cittadini. Siamo in minoranza. Perfetto. Allora tu ti tieni in PDL, eh? Ok, siamo liberi dal PDL. Voilà. No,